Buonasera, intervista al Colors, questa sera con me e con voi, Stefani Barberis. Ciao Stefani. Stefani è una fashion designer e ha un brand che si chiama Rebecca. Io ne approfitto subito, devo dirlo, questo vestito è del brand Rebecca. È bellissimo, non posso alzarmi in piedi perché altrimenti Rita mi uccide, però vi assicuro che poi io sono anche particolare, riuscire a vestirmi così bene non è facile. Stefani, giovanissima, 24 anni, laurea pieni voti all'Accademia delle Belle Arti, una famiglia che arriva dall'Argentina, parla tante lingue ed è oggi a Torino uno dei brand in ascesa. Io vorrei che incominciassi parlandomi un po' di te, della tua esperienza, di quello che ti ha portato a decidere di fare moda. Allora, tutto è nato quando ero piccola principalmente, quando arrivano i primi regali, le Barbie. E lì io, a differenza di giocare o comunque fare le classiche storielle con le Barbie, ho deciso di vestirle. Le vestivo con le buste della spesa però, quelle classiche nere, brutte. Mettevo lì, mi facevo i costumi e il tutto. Ken non lo consideravo proprio, cioè il più delle volte era senza gambe quasi, perché o lo distruggevo io o niente. Quindi tutto è nato per gioco, man mano io ogni volta ho sempre disegnato. Io preferivo mille volte un foglio bianco, una matita, che mettermi a guardare la televisione oppure giocare, fare altre cose. E niente, poi ho preso il liceo artistico, quindi lì già avevo voglia di fare moda, però volevo una base e allenare la mano nel quanto accademia, quindi saper disegnare il tutto prima del figurino. Quindi ho fatto il liceo artistico al primo qua a Torino e poi sono andata all'Accademia Belle Arti, dove ho fatto 3 anni con degli stage, delle sfilate che ci davano la possibilità e le borse di studio. Ho scelto appunto l'università, quell'università proprio perché mi agevolava con le borse di studio e con gli alloggi. E a un certo punto della tua vita arriva questo incontro, questo colpo di fulmine con un IC. Esatto. Cos'è un IC? Un IC è un'azienda che principalmente va a stampare, quindi cercavano una stilista che potesse realizzare in maniera più artigianale, l'idea di una moda al di fuori del comune, al di fuori della classicità. E lì sono intervenuta io, sapendo che cercavano, e ho iniziato a fare qualche bozzetto, a far vedere le mie idee o comunque quello che potevano rispecchiare la mia moda. Quindi un IC è proprio un laboratorio di arte. Esatto, esatto, un laboratorio dove andiamo a stampare le stoffe e il tutto. Anche perché ricordiamo che le tue collezioni artigianali, giustamente come hai ricordato tu, sono creazioni tutte stampate su stoffa. Stampate su stoffa, esatto. Il lavoro che noi andiamo a fare sarebbe il lavoro su carta, quindi vado a realizzare come il tuo disegno o il mio vestito, sono realizzati appunto tutti a mano, fatti da me, scansionati, lavorati poi al computer, stampati e da lì creiamo poi la confezione del capo. E c'è un'altra particolarità, che ogni capo viene confezionato in pochi esemplari e quindi anche un'idea di esclusività. Esatto. Per chi viene a contatto con Rebecca e con Unic. Esatto, esattamente. Noi abbiamo l'esclusività di 30 capi per, quindi finiti i 30 capi noi distruggiamo tutto e ricominciamo da capo. Non vogliamo annoiare con la solita moda, rivista, quello che magari vari stilisti si ritrovano a dover fare a distanza di anni. Noi distruggiamo tutto, fatto quella cosa non la faremo mai più. Raccontami un po' come funziona il tuo progetto, come dal bozzetto arrivi al capo finito. Allora, il tutto, io ho un'influenza nell'arte principalmente, quindi prendo spunto da lì, vado a lavorare le varie stoffe, le varie fantasie con tecniche adeguate, che sia pantoni, acquarelli, matite, riprendendo sempre spunto dall'arte. Quindi io, avendo una passione già fin da piccola, ormai sto a dire questo rimarrà sempre il mio mood principale. E
e da lì poi vado a creare un abito semplice, perché ovviamente già la stampa può risultare pesante, andiamo a creare un abito, una camicia, una gonna, leggings, sempre molto semplici, perché per lasciare la linea pulita sia alla donna sia al capo. Infatti c'è una cosa che per adesso non abbiamo sottolineato: le tue collezioni sono collezioni donna. Donna. Per adesso. Sì. Non però si sa mai. Vedremo. Potrebbe essere. Facciamo come Kendra adesso. Esatto. Io credo che la moda sia effettivamente, possa essere oggettiva, ma sia anche e soprattutto soggettiva. Qual è la tua idea di moda? La mia idea di moda è rendere prima di tutto la donna a suo agio, quindi che si senta unica, visto che noi donne amiamo essere al centro dell'attenzione in qualche situazione, e da lì quindi renderle semplici, pulite, ma uno gradino più in su, diciamo, un piedistallo in su. Chi o cosa ti ispira? Allora, mi ispira principalmente il surrealismo, come ho detto prima, quindi da lì. Uno a caso, uno Salvador caso, Dalì. Sì, uno che stava tanto bene con esatto. La testa. Infatti, potremmo andare a braccetto io e lui. Dalì tantissimo, e Magritte, oppure in realtà qualsiasi cosa, perché alla fine se tu hai una passione, vedi un qualcosa anche in giro, per strada, poi la puoi trasformare e rendere stravagante o un abito. C'è un qualcosa che riporta un po' agli anni 50 nelle tue creazioni, sì. Vero? Io ho l'animo vintage, come spesso mi dicono, sono vecchio dentro, ecco. Sì, io amo quegli anni, vedo la donna come lo era magari Marilyn Monroe, oppure anche Audrey Hepburn, vive, fantastica. Audrey Hepburn è veramente, rimane un'icona. Anche secondo me, con il classico leggings, la magliettina nera, ballerina, la semplicità, ma nella semplicità. Sì. Uno stile esatto. Inconfondibile quello di Audrey Hepburn, sì, assolutamente. Punto su quello stile semplice, pulito, come ho detto. Invece, parlando di accessori, che cosa secondo te non può mai essere fuori posto? Le borse, prima di tutto, perché infatti anche noi facciamo borse sempre coordinate o non, più o meno coordinate. E le borse, sappiamo che noi donne borse e scarpe sono la nostra fissazione, e infatti lì ho deciso di fare anche la linea di borse. Tutti in ecopelle, bauletti, stampati, sempre fatti artigianalmente, e niente, quindi la borsa in primis, i foulard, che rimangono comunque un accessorio anche elegante, semplice, che danno quel tocco in più nella donna. E poi sì, si sa sempre gli orecchini, accessori vari, però in primis borse e foulard io li considero degli accessori molto... Le scarpe? Scarpe sì, però io ho un problema nel comprare scarpe, non sono capace, quindi le scarpe un po' meno, diciamo, preferisco comprare una borsa, lì ci azzecco, le scarpe è un po' più difficile. Stefani, se tu potessi vestire un personaggio o qualcuno in particolare, chi ti piacerebbe poter allora vestire? Mia mamma, ma adesso ho l'opportunità di vestirla anche, quindi mia madre, che saluto. Poi Gala, che sarebbe la moglie di Dalì, tornando al discorso dei pazzi di prima. Gala tantissimo, perché anche lei aveva un animo molto forte. Secondo me, avessi avuto la possibilità, avrei vestito una gran donna insieme a mia madre, che posso vestire. E invece qualcuno di più contemporaneo? Allora, più di contemporanea, una modella, un'attrice, Kate Moss, ecco, Kate Moss, un'altra particolare, esatto, Kate Moss ha avuto una vita travagliata, Kate Moss comunque, sì, nel suo, sì, assolutamente, però anche lì lei carattere, si è tirato fuori il suo carattere, come Naomi Campbell, che le fantastiche top model, che ormai non le vere sono top, le vere top model. Vestirei assolutamente loro due, anche Naomi Campbell alla fine. Sì. E se invece i tuoi capi fossero un film, quale sarebbero? Alice nel Paese delle Meraviglie,
Alice in Wonderland. Alice in Wonderland in primis, infatti i capi molto bamboline, molto surreali, ricordano film, cartone, diciamo, più che il cartone di Alice in Wonderland. E poi... no, solo quello. Tu hai una forte fantasia creativa, che ovviamente getti all'interno di tutto quello che è il tuo lavoro. Se potessi fare qualcosa che non hai ancora fatto a livello di moda, che cosa ti piacerebbe fare? Dove ti piacerebbe osare? A livello di strutture oppure di fantasie? Sempre? A livello sempre di creazioni. Di creazioni in totale. Io adesso sto creando la collezione primavera-estate, quindi già lì sto stravolgendo di nuovo la moda autunno-inverno in maniera sempre più simpatica, divertente. Sto portando, se si può dire, il cibo va di moda e la moda veste di cibo. Ecco, dico solo questo e poi vedremo cosa fare. Allora, ricordiamo tutti i contatti. Dove è possibile trovare Rebecca? Su Facebook, ovviamente, su Rebecca con le due K. Sì. E su uniqueshop.it, che è lo shop online dove troverete tutti i capi che arriveranno a breve anche. E fisicamente dove possiamo trovarti? A Torino? Ci trovate a Torino, in via San Francesco da Paola 33. Interno cortile troverete un cartellone Unique e lì troverete... All'interno? All'interno troverete capi, borse, me. Noi ricordiamo, facciamo ancora vedere, intanto questo io ci tengo e anche, come dire, perché poi non si vede, fa freddo purtroppo, quindi ho dovuto coprirlo un po'. No, va bene. Però è un bellissimo capo di Stephanie, il brand Rebecca. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi questa sera e spero di vederti presto. Volentieri, grazie. Ciao Stephanie, mille. Grazie. Ciao.